Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico Lippy 2200. Siamo qui oggi finalmente su Minecraft per la nostra Relaxocraft. Ragazzi, è da tantissimo tempo che non facciamo un episodio. So che oggi ragazzi avrei dovuto portarvi la sorpresa, ma purtroppo sarei dovuto andare dal mio amico per portarvi la sorpresa, oltre per voi avrei dovuto fare anche una cosa per la scuola, ma purtroppo torna tardi e quindi non riesco ad andare a trovarlo e non riusciamo a fare le cose. Ma non vi allarmate, non vi preoccupate ragazzi, perché vi porteremo tutto il quanto domani ragazzi. Domani vi portiamo, vado io dal mio amico, vi porto la sorpresa, vi porto un sacco di cose ragazzi, non vi preoccupate. E niente, state tranquilli. Poi ragazzi, oggi mi dispiace ma verrà un video corto perché mi è sorto un impegno all'ultimo secondo anche a me, e quindi ragazzi farò un video magari di 8, vi lo faccio di 8 minuti perché più tardi non riesco a farvelo, cioè più tardi, più lungo, non riesco a farvelo. Intanto siamo usciti finalmente dal canyon, siamo usciti anche piuttosto vicini perché mi sono ricavato un'uscita in tutta in verticale dalla, che praticamente tutta la casetta diciamo che usciamo nelle paludi della morte. Allora intanto togliamoci un po' di cose che non ci servono, intanto le ossa io direi quasi quasi, questo qua però è cibo quindi ci serve, direi quasi quasi di come si dice, ho perso anche quello che volevo dire, però vabbè, fa niente. Ok, questo qua lo metto insieme al mio arco, così. Adesso quasi quasi mettiamo, ecco, mettiamo a sciogliere, diciamo, le nostre cose più importanti, tipo l'oro che ci abbiamo, così lo mettiamo a posto. E poi un giorno qua faremo pulizia, nel senso che ci sistemeremo per tutto per bene il nostro inventario, nelle scatole, perché qua c'è un bordello che non si capisce fuori niente. Cosa fare oggi intanto ragazzi? Non lo so, bella domanda, non lo so neanche io cosa fare. Quasi quasi vorrei vedere se ci sono delle pecore, che le pecore si attirano con il grano se non sbaglio. Però di grano non ne abbiamo, perché ci serve no, quasi quasi abbiamo la farina d'ossa, quindi un giorno magari faremo la farei la farina quasi quasi e mi porterei a casa un po' di pecore. Perché ragazzi porterei a casa le pecore? Perché voglio farmi una farm di pecore, perché voglio abbellirmi ancora la casa con facendomi la i tappetini, perché con si possono fare, e con l'aggiornamento che hanno fatto si possono fare i tappeti di lana che sono molto belli da vedere. Ci faremo un paio di farm ragazzi, di pecore, di galline, che avremo anche cibo e lana piuttosto diciamo quasi infinita, e ci tornerà parecchio utile. Quindi adesso dobbiamo fare legna per i recinti. L'episodio di oggi sarà più che altro incentrato sul far legna. Sì, però queste montagne un giorno o l'altro dovrò livellarmene, perché queste salite qua sono mortali. E non si capisce fuori una cacca. Allora, sì, non con la cacca. Vabbè, ok. Intanto ho trovato anche il carbone. Ah, ricordiamoci che questo qua è un mondo carbonifero, perché solo su quella distesa là, dove ci sono quelle montagne là fatte interamente di pietra, se ne trova a tonnellate di ferro, quindi di ferro, di magari ci può essere tonnellate di ferro, non sono dei parecchi problemi. Se invece si trova tonnellate di carbone, che il carbone è sempre utile per farmi funzionare le fornaci e tutte tante belle altre cose. Quindi ragazzi, il carbone è vita. Tanto comunque secondo me Minecraft per rilassarsi è un ottimo gioco, poi ognuno la vede come vuole. Tanto ho trovato dentro l'alberello. Scusate, ma che troppo gentili. Ecco, facciamolo, questo qua me lo faccio dall'alto al basso, stile Assassin's Creed. Buttiamo giù un albero stile Assassin's Creed. Come si fa ragazzi, ve lo insegno io. Lo si prende dall'alto, ci si apposta, poi dopo si taglia al contrario.
speriamo anche di trovarlo qualche volta, qualche alberello di questi qua, perché così almeno dopo possiamo ripiantarlo e una volta ripiantato ci darà ancora questa legna qua, così non stiamo qua. Eccolo lì, infatti, alberello. Alberello, ti sei suicidato? No, ti ho preso al volo. Grazie alberello. Te ti faccio stile Assassin's Creed. Ok, direi che abbiamo abbastanza legna. Direi di farmelo in queste zone qua. Direi qua dove c'è questa buca. Però la buca la chiudiamo, perché non è bella da vedere. La chiudiamo e direi che quasi quasi ce la facciamo in questa zona qua. Poi sì ragazzi, faremo anche tante cose. Vorrei anche trovare i cavalli, sinceramente, ve lo dico con il cuore. Cavalli e conigli vorrei trovare, così almeno abbiamo una montatura e così possiamo andare più avanti nelle nostre esplorazioni. Anzi, direi più di... direi due cavalli sarebbe eccezionale, così almeno possiamo farli accoppiare e avere, diciamo, delle protezioni in più. Intanto però mi dispiace solo una cosa: c'è la possibilità che ci siano i lupi mannari, però non c'è nell'aggiornamento qua normale, ma è solo una monta, purtroppo, perché sennò loro avrebbero uno scopo infinitesimamente, non mi viene la parola, però avete capito cosa voglio dire, nel senso che sarebbe utile come non so che cosa. Mi ha risposto adesso questo mio amico qua, ragazzi, quello con cui andremo a fare, con cui vi porto il sorpreso, ragazzi, mi ha risposto che per domani, va bene. Allora, iniziamo a costruire. Qua dietro lo facciamo chiuso così. Allora ragazzi, adesso faccio giusto una bozza e poi dopo lo migliore, non vi preoccupate. Dovrei farlo alto 4, giusto per farlo stare un po' comune. Poi così. Ok, questa qua no, sì, no, quasi quasi facciamo così, nel senso che qua chiudiamo e anche qua ci mettiamo il vetro, così possiamo tenerle d'occhio. La facciamo lunga così, diciamo, e poi devo impararmi a farmi gli stecchetti, cioè quelli che si aprono e si chiudono, no? Le fence, boh, non mi viene il nome, tanto no, ho sbagliato, Vieni via tu, ma tu mi servi, quindi vieni da un papà. Ok, qua diciamo che gli mettiamo una... no, facciamolo di 2, così siamo sicuri. Anzi, grazie timer. Allora, direi farla così. Adesso ragazzi, non mi giudicate, ma è solo una bozza del... del progetto. Poi dopo, se volete migliorarmelo, sono liberissimo di ascoltarvi, sono tranquillamente disposto ad ascoltarvi, liberissimo, no, perché suonavo quasi male, suona male, ve lo ascolterò tranquillamente ragazzi, perché ci sono costruttori 100.000 volte più bravi di me, ve lo dico tranquillamente, io non sono un Einstein nelle costruzioni. E poi diciamo, sopra lo lasciamo aperto, chiudiamo, quasi quasi lo lascerei aperto, ci metterei giusto un po' di torce per evitare che spawnino qua, qua, qua. Vabbè, lì sarebbe quasi inutile. La mettiamo qua e qua. Ci mettiamo i vetri sopra. Qua. E qua. Poi. No, dai, va bene così per il momento. Questo qua è il nostro, per ora, il nostro piccolo recinto. Vediamo un po' con F7. No, ancora cazzo. Vabbè. Fa niente ragazzi, il video per oggi lo termino qua. Se il video di oggi ragazzi vi è piaciuto, votate, commentateci, ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.